Per camuffare la cosa si mettono più creme possibile, d'altronde ve le creme rifidate, e questa della retorica sull'unità è una di quelle creme che dovete tenere alla larga, anche perché vanno a male subito e quindi sono un inquinamento di tutto. Questo inquinamento continua perché devo dire, ripeto, con tutto il rispetto per chi fa lo storico di professione, io faccio il giornalista e come giornalista sono un rappresentante dell'opinione pubblica. Nei miei giri che sto facendo, che farò ancora più intensamente per il mio nuovo libro, eccetera, vedo ovunque una grande maggioranza di piazze revisioniste, cioè di piazze che non si accontentano più di sentire le cose come le hanno ascoltate finora. E sono anche indisposte a continuare a sentire l'arroganza di alcuni testimoni di questa storia, cioè di alcuni storici, i quali forse per una difesa di un potere anche accademico, scusami Mario, ma insomma stiamo in una sede in cui non bisognerebbe dirlo, ma la penso così, di un potere accademico, una difesa della verità rivelata che non deve avere nessuna interferenza da parte di nessuno, non fanno altro che negare tutto, qualsiasi cosa, e negare anche la verità. Il professor Spagnoletti ci ha detto come sono andate le cose. Io vorrei anche sfottere la professoressa, scusate il termine, la professoressa Musitano, per dire che le due categorie che hanno fatto più male al Mezzogiorno, nell'unità d'Italia, sono da un lato i bersaglieri, dall'altro i professori di scuola. I bersaglieri perché hanno massacrato i meridionali, quelli che venivano ad ammazzare i briganti, e i cosiddetti briganti erano i bersaglieri, che sono quelli proprio che quando li vediamo sfilare con la tromba, le piume al vento, si prendono un sacco di applausi. Va bene così, ma le cose si sappiano. I professori di scuola, per carità, io anche in famiglia una rappresentante di questo, sono i libri scolastici che hanno negato finora tutte le cose che andavano raccontate. E stranamente ogni volta che si obietta qualche cosa rispetto alla storia ufficiale ai docenti, ti ribattono e ti replicano: ma queste sono tutte cose che noi già sappiamo, che erano già note, non hanno molta importanza, e tutto il resto, che è la tecnica per negare l'evidenza. Ora, qual è l'evidenza delle cose? Insomma, noi stiamo celebrando un'Italia unita, che è unita in questa maniera. Poi facciamo un piccolo referendum con voi e stabiliamo se questa è un'Italia unita o è una disunità dell'Italia unita. Quest'Italia unita si regge su una situazione di questo genere. Una situazione nella quale c'è un Sud che ha queste cifre. Io dico che non si può parlare di Italia unita se il treno da Bari a Milano ci mette 12 ore. Non si può parlare di Italia unita se il treno da Bari a Napoli ce ne mette 5, da Catania a Palermo 4, con tutta l'alta velocità che è dislocata al nord. C'è solo Roma-Napoli di alta velocità, per dire, ve l'abbiamo data, quindi state zitti, non pretendete altro, eccetera. Non si può parlare di Italia unita se al sud ci sono 1000 chilometri di ferrovia in meno rispetto al 1938. Non si può parlare di Italia unita se il 70% delle linee al sud non è elettrificato, se il doppio binario è un lusso, se Matera continua a essere l'unica città italiana non ancora raggiunta dalle ferrovie dello Stato. I treni puliti al sud sono una pretesa stravagante e i bagni non otturati una eventualità. Non si può parlare di Italia unita se al sud le autostrade sono improvvisamente a 2 corsie invece di 3, non hanno l'asfalto autodrenante e si fermano molto prima dei centri da raggiungere. L'autostrada per Taranto si ferma 27 km. Non si può parlare di Italia unita se al sud che ha più mare ci sono meno porti che al nord che ha meno mare del sud.
Non si può parlare di Italia unita se al sud gli aerei hanno orario impossibile per andare a Catania, bisogna fare una specie di valzer Roma, Catania e tutto il resto. Non si può parlare di Italia unita se al sud c'è il triplo delle interruzioni per l'acqua, il triplo per l'energia elettrica e occorre il triplo del tempo per avviare un'attività. Non si può parlare di Italia unita se tutte le ricche fondazioni bancarie sono al nord, magari anche con i soldi drenati al sud e portati al nord, dove le fondazioni bancarie sono le prime istituzioni che pensano per statuto alla salvaguardia del loro territorio. Quindi gli investimenti li fanno tutti là, anche con i soldi nostri. Non si può parlare di Italia unita se l'Istituto Italiano di Tecnologia è a Genova, l'Agenzia per l'Innovazione a Milano, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare a Parma, questa è l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, dovevano fare la sede italiana a Foggia, tanto hanno fatto che non l'hanno fatto più a Foggia e non se ne parla più, Foggia forse perché non è degna di questa cosa. Soprattutto non si può parlare dell'Italia unita quando la conferenza per il Mediterraneo, udite udite, dov'è? A Milano. Si può parlare di Italia unita, e qui c'è poco davvero da ridere, e io sono indignato, altro che, se a parità di condizioni, al nord si guadagna 100 e al sud meno di 70, cioè una qualsiasi persona che si alza alle 6 della mattina, va a lavorare, ritorna alla sera, eccetera, a fine giornata al nord guadagna 100 e al sud meno di 70. Non si può parlare di Italia unita se al sud c'è una disoccupazione tripla e un giovane su tre non trova lavoro. Non si può parlare di Italia unita se al sud c'è il 30% in meno di infrastrutture, strade, porti, aeroporti, servizi, asili, ospedali, tutto quello di cui ha parlato anche il professor Spagnoletti, e le infrastrutture immateriali che sono ricerca, credito, formazione, servizi per le imprese, eccetera. Cioè tutto quello che serve ad intraprendere, ad avere la possibilità di avviare delle attività, e poi viene fuori un soggetto dal nome signor Bossi che dice: voi siete parassiti, siete incapaci di intraprendere, non volete fare niente, volete il posto fisso. Ma come dobbiamo fare le cose se per fare una qualsiasi cosa noi ci troviamo in queste difficoltà, e qualsiasi impresa che si apra al mezzogiorno in questa situazione ha un costo iniziale del 6-7% maggiore rispetto al nord? Allora, non si può parlare infine di Italia unita se le famiglie povere al sud sono al doppio e se in 150 anni il divario economico si è allargato tanto da costringere ancora i giovani a partire. L'emigrazione. Quando i giovani del sud non dovranno andare più via come rondini tristi, allora anche il sud dirà: viva l'Italia. Questa è tutta la retorica. Quando si obietta nelle sedi ufficiali alcune cifre che sono, dovrebbero essere incontestabili, insomma, noi adesso abbiamo questo divario di cui ho parlato e che fa essere disunita un'Italia unita. Tutta la discussione è se al momento dell'unità d'Italia la situazione fosse la stessa, se ci fosse un divario come quello attuale. I libri di storia ufficiali dicono che il sud era più povero, più arretrato, la disoccupazione, situazioni disperate. Antonella Musitano ha parlato della creazione del meccanismo del noi e del voi. Cominciò esattamente con l'inizio dell'Unità d'Italia. Io consiglio, se lo trovate, un vecchio libro di una storica, Santa Petraccone, di La Terza, è stato pubblicato nel 2000, che si intitola proprio Le due Italie. Cioè il meccanismo di noi che siamo una cosa e voi siete l'altra, noi siamo civilizzati, voi siete incivili, noi siamo gente sviluppata, voi siete sottosviluppati, è nato con l'Unità d'Italia ed è il meccanismo che poi ha portato a quella violenza pazzesca che con la quale hanno stroncato non solamente il brigantaggio, ma hanno stroncato ogni possibilità futura del Mezzogiorno di crescere. Il divario.
Perché dice, se c'era questo divario al momento dell'Unità d'Italia, non state adesso a lamentarvi perché continua dopo 150 anni, è responsabilità vostra, delle vostre classi dirigenti che non sono riuscite a fare, a parte che siete parassiti, volete il posto fisso, non volete lavorare, volete dietro dei vostri soldi, eccetera. Poi vi darò, per vostra conoscenza, cioè bene che voi usciate da questa mattinata non annoiati, ma con possibili risposte a tutti i deficienti che accusano il Mezzogiorno di queste cose. Le tesi della storiografia ufficiale sono state contestate, questa se c'era o non un divario tra il nord e il sud, cioè se il sud fosse meno sviluppato del nord, sono state contestate da due studi degli ultimi anni. Uno è stato condotto dal professor, dei professori Malanima e Daniele del Consiglio Nazionale delle Ricerche 1 dell'Università della Calabria l'altra, i quali hanno stabilito con dei calcoli attuariali, non ci sono tutte le carte possibili per fare, diciamo, il calcolo esatto, che al momento dell'Unità d'Italia il Mezzogiorno non solo era meno sviluppato del nord, ma era anche più sviluppato. Quando voi lo dite, dite per esempio una cosa che tutti i libri, forse quelli di storia ufficiale no, ma insomma tutti gli altri, che all'esposizione internazionale di Parigi due anni del 59 il Regno delle Due Sicilie ottenne il terzo premio per lo sviluppo industriale d'Europa dopo Francia e Inghilterra, adesso sta uscendo in questi giorni su internet che è una bufala. E come loro possono, dicano perché è una bufala e basta, statevi zitti, questo così deve essere la questione, così è la questione del divario. C'è un altro studio che contesta questo divario ed è stato condotto, udite, udite, da, non dai neoborbonici o da qualche matto brigante come me, ma da professori della Banca d'Italia. Cliccate su internet, lo trovate, sta in inglese, traduzione viene in italiano per chi non... I quali hanno anche loro dimostrato che la situazione nel Regno delle Sicilie era a vantaggio del Mezzogiorno oppure alla pari. Allora, vedete che cosa significa? Se voi dite tutto questo, ma come si fanno a fare questi calcoli? Com'è possibile? Non ci sono le carte? Io vorrei capire come hanno fatto i calcoli inversi. Quelli che dicono tutto che invece il Mezzogiorno era arretrato, era l'inferno, l'impero del male. Cioè, l'impero del male non è stato Bush Junior a inventarlo, l'hanno inventato nel 1860. L'impero del bene era tutto quello che stava al nord, l'impero del male era tutto quello che stava al Mezzogiorno. Allora, mettiamo anche che il nord e il sud fossero alla pari, anzi vi dirò di più, vi voglio rovinare stamattina, diciamo che il Mezzogiorno era più arretrato rispetto al nord, ma non nella misura in cui 150 anni dopo ci ritroviamo col 30, con più del 30% del reddito pro capite in meno, col 30% in meno di infrastrutture, col triplo della disoccupazione. E allora, quand'anche la situazione fosse stata questa, al momento dell'Unità d'Italia qualche cosa è successo. È successo che il nuovo Stato unitario non solo non è stato in grado di colmare questo divario, quand'anche ci fosse stato, ma l'ha fatto arrivare ai livelli attuali con delle politiche economiche che hanno determinato una situazione di questo genere. Ora, perché io vi sto dicendo queste cose? Non per rimbancare polemiche o per creare questa contrapposizione nord-sud, ma perché su questo divario si fondano delle politiche attuali. Su questo divario si fonda una pretesa di federalismo che, come ha detto il professor Spagnoletti, doveva essere fatto allora, cioè quando degli stati così, no, si parlavano lingue diverse, non ci si conosceva, quando venivano i piemontesi al sud avevano delle grandi difficoltà perché non capivano la lingua, non capivano i costumi, non capivano le abitudini, non capivano la cultura, vedevano cose che per loro erano strane, ci chiamavano selvaggi. Questa impossibilità di comunicare determinata dalla diversità delle popolazioni italiane ha creato quel meccanismo del noi e voi che continua ancora oggi, i settentrionali contro i meridionali e i meridionali che tentano di difendersi da questa cattiva stampa che pesa su di noi. Il federalismo doveva essere fatto allora, perché era l'unica maniera, poi è andato come è andata. Insomma, Cavour non ha mai pensato ad un'Italia unita, vero professore? Pensava ad una cosa che si fermasse al Garigliano, insomma lui non era mai stato al di sotto di Firenze,
e quindi non c'erano neanche le condizioni. Fra l'altro, si parlava, si facevano anche dei colloqui a Plombières in Francia, si discuteva su come fare una confederazione che doveva comprendere uno Stato del Nord, il Vaticano al centro, il Regno delle Due Sicilie giù. Poi fu Francesco II che questa cosa la lasciò un po' così, la fece cadere, perché siccome era cattolicissimo, era stato insomma, un'anima di Cristo, un'anima così, ma figuratevi che aveva i santini in tasca, la notte stavano dei sacerdoti a controllare che non facesse onanismi, capite il soggetto? Allora, la sola idea che si dovesse mettere in discussione qualcosa del Papa, perché i francesi volevano mettere un Luciano Murat diciamo come loro rappresentante, Franceschiello disse no, fece un sobbalzo così all'indietro, no, disse: Kill è roba do Papa, e a roba do Papa non si tocca. E quindi la confederazione non si fece, ma i discorsi erano in atto, se ne stava parlando, e mentre se ne parlava di questa cosa, qualcuno sparò, sto dicendo molto eufemisticamente, Garibaldi fece questa impresa eroica, così spontaneistica, con i suoi mille, gli eroismi, eccetera. Era tutto preparato da anni, c'erano sottoscrizioni in Inghilterra, a Londra, dalla massoneria internazionale per finanziare queste imprese. Ora Garibaldi può anche essere che non sia vero, ci sono veramente dei briganti maldicenti, cioè vanno dicendo che Garibaldi teneva l'orecchio mozzato perché aveva rubato i cavalli, qualche altro dicono che invece era stata una sua amante a mozzicargli l'orecchio, dicevano che era basso, malcavato e non questa figura leggendaria, dicevano che era tanto devastato e contorto dall'artrite che lo dovevano prendere così e metterlo sul cavallo. Vabbè, queste sono maldicenze, ho identificato qualche faccia di brigante qua stamattina, quindi lasciamo perdere. Era tutto preparato e se, diciamo, Vittorio Emanuele II, che non credeva oppure non era convinto, che gli luccicavano gli occhi all'idea che andava uno con mille e si faceva tutto il regno delle Due Sicilie, cioè se lo faceva proprio, cioè qua stiamo parlando di un terzo del territorio, di un terzo della popolazione, non c'era pari in Italia di un regno come quello. Poi tutto il resto andò come andò, si dice che ci fu entusiastica adesione delle popolazioni meridionali, può anche essere una parte, quando tu prometti la terra ai contadini, inesorabilmente i contadini ti vengono dietro, quando li deludi finisce il brigantaggio, altro che c'era un brigantaggio endemico, eccetera, ragazzi, 180.000 briganti, alla faccia il brigantaggio endemico, tutti malamente erano questi qua, quindi era un brigantaggio di tipo diverso. Concludo dicendo e arrivando ai nostri giorni, tutte le politiche economiche fatte dal nuovo Stato unitario sono state ispirate dalla parte più forte del paese, cioè del nord d'Italia. E questo, se voi fate, è probabile che io faccia un prossimo libro su questo anche se è complicato, prendete le leggi una per una fatte dal nuovo Stato unitario e vedete l'impatto che hanno avuto sul paese e sul mezzogiorno, come sia stato sistematico e studiato il disegno di assoggettare il mezzogiorno, i vincitori e vinti, non ci sono dubbi, cioè come fanno i colonialisti secondo voi stanno a pensare al benessere dei colonizzati, li assoggettano, poi magari i colonizzati sono tanto fessi che fanno anche i Commonwealth, fanno le federazioni, fanno le aree di influenza eccetera con gli ex colonizzatori. Questo è stato il meccanismo che si è fatto nel mezzogiorno. Volete sapere le prime due leggi che hanno schiantato il mezzogiorno? Allora, nel regno delle Due Sicilie non si pagavano tasse. Chi dice, vuole spiegare questa cosa, dice che le pagavano a fare, tanto poi i soldi se le tenevano sotto il materasso non facevano niente. Può essere vero che l'ossessione al pareggio del bilancio e alla, diciamo, alla finanza corretta fosse un'ossessione dei Borbone. Può essere vero che quel famoso patrimonio di cui si è visto, cioè i due terzi del patrimonio del nuovo Stato unitario, erano del mezzogiorno, era il famoso tesoro del Banco di Napoli. Quando diciamo tesoro, non diciamo i lingotti della Banca d'Italia, no, erano i risparmi dei meridionali, erano il sangue e la fatica e il sudore dei meridionali.
Allora, possono anche essere vere tutte queste cose. Per esempio, quella cosa che dicono, c'è stata la prima ferrovia Napoli-Portici nel Mezzogiorno, contestano, dicono, ma nel 61 nel resto d'Italia stavano 1000 chilometri. Io direi di non continuare a puntare su questi elementi, perché sennò non si finisce mai di discutere. Allora, nel regno di Sicilia non si pagavano, erano 5 solamente le tasse, una sul patrimonio immobiliare, l'altra quella che riguardava il patrimonio agricolo, e poi altre 3 tasse sui giochi, sulle scommesse, che i napoletani erano così, hanno continuato a essere in carte, hanno continuato ad essere così. Bene, furono imposte dal nuovo Stato unitario 37 nuove tasse, compresa una tassa, Antonella ha il logico del notaio. Compresa una tassa per far pagare al Mezzogiorno il prezzo della loro liberazione, della propria liberazione. Cioè, nessuno li ha invitati. Io non lo so se i meridionali volevano essere liberati. Non mi pare che qualcuno abbia mandato. Ecco, però c'è un elemento, e questo la storia lo deve riconoscere: i patrioti meridionali, verso i quali noi ci togliamo tanto di cappello, perché chiaro, l'unità d'Italia in quel momento andava fatta, adesso poi magari se ci sono delle domande, eccetera, ma i patrioti meridionali sono stati il primo elemento di diffamazione del Mezzogiorno, perché dovendo spiegare il perché erano andati via, erano stati sontuosamente accolti dal Piemonte, eccetera, continuavano a parlare male del Mezzogiorno e hanno continuato pure dopo, quando hanno visto come il Mezzogiorno era stato tradito dallo Stato unitario. Allora, questa feroce tassazione, voi immaginate una popolazione che non aveva tasse, 37 nuove tasse, che cosa significano? Secondo, la rivoluzione, diciamo che ha portato la rivoluzione del risorgimentale, è una rivoluzione liberale, era uno Stato liberale il quale predicava l'abolizione, l'abbattimento delle barriere doganali. Furono abbattute le barriere doganali. Ora, voi non conoscete al mondo, se lo conoscete qualcuno me lo dica, un esempio di industria nascente che non sia protetto da barriere doganali: la Cina, no? Che sta diventando la superpotenza del mondo, ha barriere doganali. Tutti gli altri grandi paesi, compreso il Mezzogiorno. Nel momento in cui abolisci queste barriere doganali, tu schianti completamente l'industria meridionale. Allora avvenne una cosa di questo genere, e davvero concludo. Avvenne che fu deciso a tavolino che lo sviluppo industriale dovesse avvenire al nord, perché erano i vincitori, che il sud dovesse vivere di agricoltura, che il sud dovesse essere il grande serbatoio della manodopera a poco prezzo per l'industria del nord. Due punti: l'emigrazione. Che il sud dovesse essere il grande serbatoio di voti per tutta Italia. Scusate, non do un giudizio politico, ma il sud si vota per la Lega Nord. E al sud i problemi dovranno essere risolti di volta in volta, perché dalle emergenze di tanto in tanto dovranno succedere una situazione di questo genere, con l'intervento dello Stato. Questo è quello che il professor Piero Bevilacqua, nella storia breve storia dell'Italia meridionale, definisce effetto conglomerazione. Che cosa avviene? Le industrie sono come i soldi di Eduardo De Filippo. De Filippo diceva che i soldi hanno voce, si chiamano fra di loro, nel senso che per far soldi deve avere soldi, quello è l'unico sistema, eccetera, no? E le industrie sono così. Laddove si impianta un'industria, si crea un ambiente industriale, si creano dei servizi, si crea un contesto, si crea una possibilità di produzione e di produttività che richiama altre industrie. Questo è l'effetto conglomerazione. Io, in maniera più giornalistica, i giornalisti sono banalizzanti, definisco effetto palla di neve. Quando una palla di neve scende lungo un pendio nervoso, si ingrossa continuamente. Ma molto più scientificamente, un professore che si chiama Paul Krugman, qualcuno di voi forse lo conosce, professore di economia, che ha studiato proprio il meccanismo automatico del sottosviluppo. Professor Krugman è premio Nobel per l'economia 2 anni fa, scrive su Repubblica e su altre riviste. Il meccanismo automatico del sottosviluppo è questo, cioè si comincia a intraprendere in un posto, si continua così, il resto del paese che non è investito da questo meccanismo si sviluppa sempre di meno. È il meccanismo dei paesi colonizzati, laddove si dice: non gli date là il pesce, dategli la canna da pesca, in modo che siano in grado di fare per conto loro.
E c'è chi disse, addirittura, adesso non ricordo il nome, a parte Gunnar Myrdal, l'economista svedese, che disse è stato un fallimento totale il nuovo Stato unitario verso l'economia del Mezzogiorno, e un altro che affermò, questo non mi viene effetto dalla vecchiaia, che laddove si crea una situazione duale di questo genere, cioè di divario di questo genere, è assolutamente difficile eliminarla se non con politiche che siano tutte orientate verso questa direzione. Per dirvene una, c'è stato il problema tra Germania Ovest e Germania Est. Nel momento della riunificazione bisognava compattare le condizioni economiche fra le due parti del paese. Bene, in 20 anni la Germania Ovest ha speso per la Germania Est 50 volte di più di quello che si è speso per tutta la cassa per il Mezzogiorno, che poi era cassa per il Nord perché i soldi tornavano là. Adesso il federalismo, io sono ferocemente contrario al federalismo, io ho tenuto un dibattito con il professor, con il senatore Quagliariello, eccetera, lo difendono, cominciano a capire anche loro il federalismo, lo stanno subendo dalla Lega Nord, perché senza la Lega Nord non vanno da nessuna parte. La Lega Nord ha l'8% di media di voti a livello nazionale, ma ha quasi l'80% al Nord. Dopo aver creato una situazione di questo genere, che ha portato il divario tra l'Italia del Nord e l'Italia del Sud alle cifre di cui vi ho detto, il Nord, che ha voluto l'unificazione del paese e poi ha creato queste condizioni al Mezzogiorno, addice due punti, come si dice dalle parti nostre, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, facciamo il federalismo, noi ci teniamo i nostri soldi e voi vi arrangiate, anzi se riuscite a governarvi meglio, forse riuscite a risolvere il problema. Altre due cose, scalpita l'organizzatrice. Il signor Bossi dice sempre, siamo stanchi di darvi i nostri soldi, ce li teniamo noi, ciascuno padrone a casa, non lo so manco fare così brutto come lui, con tutti gli sforzi che faccio. Allora, attenzione a questa menzogna lo dice un altro, a questa bugia. È uscito recentemente un libro del professor Luca Ricolfi, che è un sociologo piemontese, non è neanche un sociologo, è un analista di dati, cioè uno che analizza i dati dei sondaggi, delle ricerche, degli studi, eccetera. Questo libro si intitola Il sacco del Nord e afferma che 50 miliardi di euro scendono ogni anno dal Nord al Sud. È vero. Però siccome il professor Ricolfi è un analista di dati e non è non è esperto di scienze delle finanze, ha fatto un piccolo errore. Prima non conosce la Costituzione e poi non conosce le scienze delle finanze. Cioè quei soldi non scendono dal Nord al Sud, scendono da chi più ha a chi meno ha, da chi è un contribuente maggiore a chi è un contribuente minore. Cioè è il meccanismo della solidarietà che è alla base di tutti gli stati moderni democratici, e quindi anche dell'Italia, Costituzione italiana. Scendono anche dal Lombardo ricco al Lombardo meno ricco. Cioè è la ridistribuzione che fa lo Stato nazionale, quindi non c'è un passaggio territoriale per cui possono dire il Sud si prende i nostri soldi, ci modificano le condizioni per cui noi siamo più poveri di loro, meno ricchi di loro, e poi vedrete che ce ne facciamo dei loro soldi, no? Questa è la risposta. Poi, siccome si studia in questo paese, viene proprio fuori in questi giorni un libro, è stato pubblicato dalla Terza qualche settimana fa, di uno studio fatto dal professor Paolo Savone, presidente della Banca di Roma, che non mi pare che sia un neocordonico, più altri ricercatori della Banca d'Italia, che ha accertato che dal sud al nord salgono ogni anno 96 miliardi, che sono il costo dei prodotti del nord che noi acquistiamo, dei servizi del nord che noi acquistiamo quando ci andiamo a far ricoverare per esempio negli ospedali settentrionali, del costo della nostra emigrazione. Ciascuno di voi ragazzi, quando va fuori a lavorare, voi forse per fortuna non la chiamate migrazione perché siete nati controlli alla mano, sapete che vivete in un mondo di movimenti continui, si può stare in un posto o in un altro, con un tastino di qui possiamo spostare pazzeschi capitali in tutto il mondo, eccetera, ma l'immigrazione è in fondo. Ciascuno di voi, è stato calcolato, costa alle proprie famiglie per arrivare alla laurea un qualche cosa come 100.000 euro. Tra libri, pendolarismo, tutto quello che insomma riguarda il periodo. Bene, 80.000 ragazzi all'anno vanno via al nord, fate la moltiplicazione e vedete quanto noi regaliamo al signor Bossi. Concludo dicendo, dobbiamo riacquisire un orgoglio della nostra condizione, dobbiamo conoscere la verità, dobbiamo
allontanare da noi la menzogna e le bugie che ci hanno raccontato, e dobbiamo fare opere di proselitismo. Io sono molto contento di aver detto queste cose a voi ragazzi. Queste cose magari si conoscevano prima, ma non sono mai arrivati al grande pubblico. L'unica possibilità, a parte le nostre responsabilità che sono grandissime, di riscattarci, è sapere le cose e cominciare finalmente, una volta per tutti, a indignarci. Bravo. Siccome sono stata chiamata in causa, io mi devo difendere. Siccome ha accusato la classe docente, io sono sulla via della redenzione. Prima di tutto, non so se mi faranno stare ancora nelle scuole. Comunque vi dico che certamente è molto difficile anche condividere questa visione delle cose, che poi non è una visione personale, cioè una visione fatta sullo studio, sulla lettura, su qualche grillo per la testa. Anzi, vi dirò che la prima volta che mi è venuto il dubbio, ed è una cosa che ve la dico perché può far riflettere, che forse le cose non erano quelle che ci hanno raccontato, è quando qualche anno fa mi trovavo a scuola, stavamo facendo un lavoro, io insegno materie letterarie, quindi non c'entra, sulla storia della musica. Allora sono andata a vedere che la musica non solo era nata a Napoli, vabbè, a parte il primo teatro, ma le prime case di incisione e anche le tipografie, le prime tipografie erano a Napoli. Allora io dico che siccome se un popolo deve lottare per sopravvivere, forse di cantare e di fare teatri ha poca voglia, se in quella realtà c'erano già case musicali, case di incisione eccetera, vuol dire che c'era un benessere tale e uno sviluppo culturale tale che faceva pensare anche a questo. Quindi questa è una cosa, ed è stata quella la molla che mi ha fatto, come dire, mi ha aperto un po' gli occhi, perché anch'io devo riconoscere che sono stata ignorante per tantissimi anni, perché sono cresciuta sui libri di scuola, quelli ci hanno dato e quelli noi abbiamo letto. E quindi, insomma, sto cercando di riscattarmi. Stavo dicendo che è difficile condividerlo, perché anche, lo dico con molta, diciamo, rispetto, con molta onestà, eccetera, anche provare a parlare con i dirigenti scolastici non è sempre facile, quindi non è una cosa che può entrare. Qui è una cosa molto positiva, perché voi siete, speriamo, la futura classe dirigente, siete quelli che dovrete prendere in mano le sorti del paese, e allora, come dire, cercate ognuno di voi di essere protagonisti in questo senso, nella riscoperta della verità. Poi appunto, per quanto ha detto Lino, assolutamente condiviso, e volevo anche sottolineare una cosa, che a scuola noi insegniamo ai nostri ragazzi che lo sviluppo e il sottosviluppo sono due facce della stessa medaglia, però questo noi lo possiamo fare per gli altri paesi, guai a farlo per l'Italia. Per l'Italia non possiamo dire che se c'è il sottosviluppo al sud, questo è l'effetto dello sviluppo che c'è al nord. Assolutamente no. E volevo a questo proposito leggervi il parere di Luigi Einaudi, che in un'opera che è uscita, Luigi Einaudi certamente non era meridionale, perché io ho citato prima altri autori meridionali, non era meridionale, è stato Presidente della Repubblica, e nel 1972 uscito questo libro, lui era già morto, dove lui dice, l'opera si chiama Il buon governo, dice la parola di un settentrionale, dice ecco per sa poco quanto potrebbe dire un settentrionale immune da pregiudizi regionali e desideroso soltanto che la luce proveniente dalle esperienze del passato ci serva da guida per l'avvenire. Sì, è vero che noi settentrionali abbiamo contribuito qualcosa di meno ed abbiamo approfittato di più delle spese fatte dallo Stato italiano dopo la conquista dell'unità e dell'indipendenza nazionale. Ma se talvolta errammo per egoismo, in massima parte traemmo profitto. Per esempio, dice, beccammo, è vero, di egoismo quando il settentrione riuscì a cingere una forte barriera doganale, quella di cui ha parlato prima Lino, il territorio nazionale e ad assicurare così alle proprie industrie il monopolio del mercato meridionale.
noi riuscimmo così a far affluire dal sud al nord un'enorme quantità di ricchezza nel momento appunto in cui la chiusura dei mercati esteri, conseguenza della nostra politica protezionistica, impoveriva l'agricoltura unica e progrediente industria del sud. E poi continua, dice appunto, abbiamo spostato molte ricchezze dal sud al nord con la vendita dell'asse ecclesiastico e del demanio e con i prestiti pubblici, ma come si poteva fare altrimenti negli anni tragici che corsero dal 1860 al 1870? E poi c'è una lunga esposizione, quindi voglio dire, abbiamo la conferma di quanto stiamo sostenendo. Peccato che ancora tutto questo non trova spazio sui libri di scuola. E chiudiamo, io almeno chiudo dicendo viva l'Italia. Prima non stavo scalpitando, soprattutto perché è stato veramente un piacere ascoltare il dottor Patruno, così come anche gli altri relatori, ma il dottor Patruno è particolarmente diretto, ha modo di parlare per immagini, e tra l'altro mi ha fatto particolarmente piacere che abbia citato proprio l'articolo che ho letto ultimamente sulla Gazzetta e che già mi aveva infatti colpito. E difatti penso che noi tutti come agenti del Sud, diciamo così, abbiamo, penso che condividiamo la sua indignazione per quello che ha detto. Ho visto particolarmente d'accordo i ragazzi Lucani, Tarantini, che hanno applaudito. Esatto, perché quando citava appunto la situazione di Matera, eccetera. E mi volevo collegare anche a quello che aveva detto prima la professoressa Musitano, ha citato Lombroso. Per esempio, dovrebbe indignarci ancora che ci sia un museo Lombroso a Torino. Per capirci, Lombroso è proprio quel medico, anche se dubbio, medico, che appunto fece gli studi sui meridionali dicendo che, cioè sancendo la teoria secondo la quale i meridionali sono inferiori, studiando i crani dei meridionali. Questo museo è ancora aperto a Torino, questo ancora dovrebbe farci vergognare. Quindi in definitiva penso che il messaggio che tutti i relatori superlativi, sostanzi superlativi, che ci vogliono dire è sì al festeggiamento, però utilizziamo in maniera consona il festeggiamento, utilizziamolo per riflettere. Io poi vorrei anche magari lasciare spazio a voi se avete qualche domanda o qualche riflessione, qualcosa da dire. Sì? Posso? Prego, sì, certo. Volevo chiedere.